mette la grossa soprano cannone. Allora, siamo con il signor Fortunato Scaffidi, che è il proprietario della più antica licenza commerciale di Gioiosa Marea. Ora ci racconterà la storia. Praticamente quando io mi sposavo il 61, la licenza ce l'aveva mia suocera. La mia suocera poi è passata a mia moglie, la mia moglie ora è passata a mia figlia, perché io sono un dipendente statale, ero pensionato, ragion per cui non posso svolgere l'attività. Questa licenza è stata tramandata dal padre del mio suocero, la mia suocera poi è passata a mia suocera, e come qua. Non c'è licenza, lei è la prima licenza esistente di Gioiosa Marea, del comune di Gioiosa Marea. Ma si ricorda quale anno fu? Più o meno il periodo, no? 1816, dai. È 1816. 1816, ma è sempre stata la stessa tipologia, sempre sì, attività sì. No, commerciale. Prima si vendeva casalinghe, regali, seggi, materazzi, eccetera. Poi io ho cambiato, ho messo il souvenir e materiale elettrico. E nel tempo è cambiato pure il paese, evidentemente. Infatti uno si adegua, no? Esatto, a come cambia. Esatto, perché si sono rivolte 5 villaggi più la Berger, ragion per cui si deve adeguare, perché non sempre si può vendere la medesima cosa, se non si va avanti. Infatti, signor Scaffidi rappresenta appunto come nel paese, cambiando le ragioni economiche, bisogna adeguarsi e si cambia pure l'attività. Esatto, perché già che il sindaco, questa amministrazione ha rovinato un paese di tutto e per tutto. Non si fa neanche da adesso niente più, di fatti me la vendo la licenza entro quest'anno. Veramente? Sì, tutta l'attività. Questo è uno dei negozi storici del paese, è una catastrofe sarebbe, per la, anche per l'estetica del paese. Sì, ma siccome sono solo, io mi devo cucinare, io mi devo lavare i piatti, perché ho una polacca che mi fa la pulizia, però io ho 78 anni, non io posso vivere sempre qua, è come tutto. A me succedeva più volte, anche fuori paese, no? Quale negozio si conosceva già da tutte, da Fortunato, un Fortunato, sì, sì, perché appunto tutta la zona è uno dei negozi più, anche più dei bar addirittura, sì, sì, sì. Come punto di riferimento c'era più questo che i bar, perché i bar cambiavano. Esatto, esa è la verità di fatto, qualsiasi cosa è dietro nel negozio Fortunato, Fortunato, la piazzetta di fronte a Fortunato. La piazzetta con i pesci. La piazzetta con i pesci che l'ho messa io, perché a Gioiosa i pesci non esistevano. E questa amministrazione me l'ha tolta e l'ha portato in piazza Cristoforo Colombo e a Chiesa Buonpastore. E quando ha lasciato 7. Ed io mi sono bisticciato con l'assessore comunale, con Maraffa e con il sindaco. E il paese invece com'è cambiato da negli ultimi. Quindi lei da quant'è che aveva l'attività? Io dal 61. Da 61 a oggi, quale differenze ci sono, in poche parole? Madonna, di tutto, è cambiato, insicché devo gradire il retrocesso di tutto e per tutto. Esattamente in cosa? In tutto e per tutto. Come turismo, perché non si sa fare, come botteghe, che Dio che ce ne libera, non si sa. Io ad esempio 4 batterie dalla Duracell le vendo 3,10 euro, va alla Conet 4,70, va a 4 tabacchino del rispetto a me 4,30. È una e la gente ne approfitta di tanto e per tanto, quindi la gente non compra e è spaventata, se ne va fuori paese. Quindi non ci sono neanche controlli? No, niente, assolutamente, assolutamente. Da me sono venute la finanza, mi sono fatti i complimenti, dice, se tutte sarebbero state come lei, non ci fosse bisogno non di finanza, non di carabinieri, non di polizia. E mi ha fatto i complimenti, il maresciallo Artere, comandante della stazione di Patti. Senta, e il calo nel turismo che c'è stato nel paese, lei l'ha vissuto pure, cioè, se ne è reso conto? Vale. Perché una volta si lavorava bene qua, no? E non si prende una lira non si prende. Ma che fusti c'erano una volta, anni 60 per esempio? Madonna, c'erano come i formichi le persone che venivano e compravano, pure da Capodollando, da Brolo, venivano qua a comprare. Ora non si vede, gente di Messina che si pagava, praticamente mi dicevano l'autostrada della benzina, venendo qua. Quindi ci guadagnavano facendo conto della spesa? Sì, sì. Oggi viceversa l'hanno fatto scappare tutti quanti. Quindi
Quindi anche la nascita dei villaggi turistici è stato un danno, cioè nel senso che la gente viene, sì, il turista, e poi resta nel villaggio, non va fuori per comprare. Non le fanno uscire, come ad esempio c'è un'altra zona sta occulta mentale dai villaggi, che le portano a Vulcano e a Lipere, a Panare e a Stromboli, a Salina non le portano perché hanno chiesto a Tannino d'Arboro, faccio pure il nome, un albergo e ristorante, per mangiare si paga 15 euro, allora volevano che se ne prendessero 25 e le 10 dovevano andare a loro. Ecco perché non le portano a Salina, a Santa Marina. Sarà sinceramente un serio problema, dicevo una catastrofe per il paese, perché entrando come viene a mancare un punto di riferimento se il signor Fortunato chiude. Noi speriamo che ci ripensi e che non chiuda. No, chiude. Poi nelle villaggi si hanno messo per infine i negozi, incontrollati da nessuno, ragion per cui che cosa vuole? Come si fa a vivere? Come si fa a pagare le tasse? E l'affitto di locazione? È come tutto. Ringraziamo signor Fortunato per questa testimonianza e siamo di fronte a quello che è appunto il negozio, probabilmente anche il negozio più antico di Gioiosa Marea. Antico. Grazie ancora. Prego. La grossa soprano cannone, voi curiose ci